In questo video capiremo come la cattiva postura, come una postura scorretta possa deformare il tuo viso. Quindi faremo una sorta di guida al mewing, ma in questo caso non per quanto riguarda appunto la lingua, ma per quanto riguarda la postura del corpo. È importante capire i benefici di una buona postura e i problemi che invece si hanno se la postura non è corretta, se la buona postura viene ad essere trascurata. La nostra complessa anatomia ha oltre 360 articolazioni e 700 muscoli scheletrici, tutti progettati dalla natura per fornirci il movimento e la resistenza contro la forza di gravità. Questa struttura però è compromessa quando l'uomo civilizzato acquisisce una postura scorretta che è reiterata nel corso del tempo. Spalle cadenti e schiena curva, infatti, distorcono l'allineamento naturale della nostra colonna vertebrale, dando poi molti problemi, come il dolore cronico o come l'usura eccessiva dei dischi e delle articolazioni della colonna vertebrale, con conseguente allungo e sforzo eccessivo dei muscoli. Faremo quindi questa guida, che ha uno scopo puramente informativo, per quanto riguarda la corretta postura, e cominceremo a capire qual è la corretta postura da seduti. Bisogna sedersi in modo corretto, dato che oramai nelle nostre civiltà trascorriamo tanto tempo seduti a guidare o davanti a un terminale, lavorando e così via. Come però ci si deve sedere in modo corretto? Non si deve reclinare troppo in avanti il busto, perché questo ovviamente dà problemi alle articolazioni e riduce anche l'afflusso di ossigeno ai polmoni, limitando l'apporto di sangue ai vari organi. Mentre non ci si deve nemmeno reclinare troppo, perché anche in questo caso ovviamente ci sono problematiche. Se invece stando seduti si mantiene una postura eretta, questa non crea problemi né alla colonna vertebrale e né agli organi interni. Quindi, come messaggio chiave di questa guida al sedersi correttamente, sostanzialmente dobbiamo portarci a casa che ci si deve sedere dritti. Ed ecco qui alcuni piccoli consigli, alcuni piccoli pratici accorgimenti. Le ginocchia devono formare un angolo retto o devono essere al massimo posizionate leggermente più in basso rispetto ai fianchi per alleviare, diciamo, da una pressione eccessiva il coccige. Lo yoga infatti insegna questo ed è importante anche levare i glutei quando si sta seduti. Inoltre, quando mangi, presta molto attenzione a non inclinarti troppo in avanti con la testa, nel senso a non portare la testa vicino al cibo. Deve essere il cibo che, tra virgolette, deve avvicinarsi alla testa. Quindi tu, mentre mangi, devi stare sempre dritto e quindi è il braccio che avvicina la forchetta per poter mangiare. La nostra anatomia suggerisce, tra l'altro, che accovacciarsi, quindi la posizione accovacciata sostanzialmente, potrebbe essere uno stato più naturale, piuttosto che stare seduti. Poiché stando accovacciati sostanzialmente non si crea alcun tipo di pressione con il coccige, sul coccige diciamo. Questa postura accovacciata per un uomo civilizzato non allenato potrebbe però essere difficile mantenerla per più di 20 secondi, ma è importante assumere questa postura e allenarsi nel cercare di mantenerla, perché appunto allinea la colonna vertebrale, migliora la peristalsi intestinale e fa in modo che il peso venga sostenuto dalle gambe, dai glutei, dall'addome e dal core. Nelle culture tradizionali, dove il mal di schiena è praticamente inesistente, le persone si accovacciano quando hanno bisogno di riposare. Questa postura infatti estende la parte lombare della colonna vertebrale, allunga i muscoli della parte bassa della schiena e allevia la compressione spinale, permettendo di ottenere quindi una postura corretta. Contrasta infatti quelli che sono i danni determinati da una postura seduta prolungata, ripristinando anche quella che è la mobilità dei fianchi. Ma la cosa più importante è la postura corretta in piedi. Come si deve stare correttamente in piedi? Per controllare la tua postura in piedi ti serve solamente un muro. Posizionati con la schiena contro il muro e assicurati che spalle e scapole aderiscano perfettamente ad esso. Anche la testa dovrebbe essere in contatto con il muro, con la fronte parallela alla colonna vertebrale, incoraggiando una posizione del mento, diciamo, indietro. Questo inizialmente dovrebbe rendere più difficile la tua respirazione, ma a lungo termine la respirazione migliora e la postura del viso migliora anche. Assicurati che i fianchi siano impegnati in avanti e che tocchino il muro,
possibilmente con i piedi leggermente in avanti per consentire ad una maggiore parte di colonna vertebrale di poter entrare in contatto. Fa in modo che il maggior numero di processi spinali vadano praticamente a toccare il muro. Questa è la posizione adottata, diciamo, dai leader e da figure influenti nei vari campi. Vedete Angelina Jolie, la sua postura, vedete Margot Robbie, hanno sempre delle posture dritte. Poi è anche importante capire qual è la corretta meccanica della camminata. Camminare è un aspetto fondamentale per la nostra specie, lo è stato per i nostri antenati, lo è ancora di più oggi per noi, eppure le nostre moderne calzature hanno modificato in maniera drammatica e innaturale il modo con cui i nostri piedi interagiscono con il suolo. La maggior parte delle scarpe contemporanee incoraggia a colpire prima il suolo con i talloni, inviando onde d'urto lungo la colonna vertebrale che causano, diciamo, non pochi problemi. Per inciso, siamo l'unico animale che chiude il piede in un oggetto chiuso, cioè la scarpa. È meglio invece colpire con la parte esterna dell'avampiede quando si corre, per poi far toccare delicatamente tutto il resto del piede. Questo movimento naturale infatti supporta l'allineamento del corpo e riduce drammaticamente lo sforzo. Tuttavia noi umani civilizzati siamo così assuefatti dalla vita moderna che non riusciremo quasi più a camminare o addirittura a correre a piedi scalzi. Le scarpe che indossiamo nella vita quotidiana, con i loro cuscinetti, con i loro tacchi e con le loro punte strette, stanno compromettendo e danneggiando la biomeccanica del piede. Ma esiste una soluzione per alleviare il dolore: camminare scalzi. Il Pilates è anche molto importante, soprattutto per coloro che stanno affrontando problemi comuni come il collo nerd oppure l'inclinazione pelvica anteriore. Il Pilates offre in tal caso una soluzione mirata e anche efficace. Questo metodo di esercizio introdotto da Joseph Pilates enfatizza la postura del core e l'allineamento della colonna vertebrale. Coinvolgendo infatti i muscoli profondi dell'addome e della schiena, il Pilates va a riallineare la colonna vertebrale, correggendo tutte quelle che sono le problematiche prima menzionate. Se poi passi molte ore seduto, sono migliori diciamo le sedie con la ginocchiera rispetto alle sedie convenzionali. Infatti le sedie con la ginocchiera permettono alle ginocchia di poggiare su un cuscinetto di supporto, ma il fatto che le ginocchia vadano a poggiare su questo cuscinetto di supporto, ciò appunto fa ruotare i fianchi favorendo una naturale curvatura della schiena. Per lunghi tempi però non devono essere utilizzate queste sedie, cioè vanno utilizzate per determinati specifici archi di tempo, perché è preferibile sempre stare in piedi. Anche se lavori e hai la possibilità, cerca di alternare un'ora lavorando seduto e un'ora lavorando in piedi. Io per esempio sono dentista e tutti insegnano: no, devi lavorare per forza seduto con le spalle dritte, eccetera eccetera eccetera. Questo in realtà è deleterio per la colonna vertebrale, perché antropologicamente, biologicamente, il nostro corpo non è progettato per stare seduto ore e ore. Perciò io alterno, alle volte appunto stando seduto e altre volte stando in piedi. Chi rinnega ciò non conosce la nostra storia evolutiva e quindi pecca di ignoranza. Quindi il concetto chiave che dovete portarvi a casa è stare seduti il meno possibile, ovviamente dove possibile. Se ci pensiamo, nella storia dell'umanità, infatti, la sedia è soltanto un'invenzione recente, per questo dovremmo passare il minor tempo possibile stando seduti. Infatti su molti luoghi di lavoro hanno inventato le cosiddette scrivanie per lavorare in piedi. E ovviamente queste offrono la flessibilità necessaria per lavorare, mantenendo una buona postura.